che vi presenterò, che è la mia attività musicale, e è crossover, cioè di passare da esecuzioni di brani con violino classico, quindi che ovviamente conoscete benissimo come strumento, e poi la seconda parte del concerto mi esibirò con il violino elettrico. Esatto, è un violino tra l'altro elettrico costruito da un liutaio italiano di Mantova, Carlo Cantini, che lui proprio si è specializzato nella costruzione di violini elettrici. La prima parte la eseguirò invece con un violino classico che tra l'altro ho preso stamattina, di Stefano Trabucchi, che è un liutaio di Cremona, uno strumento di quest'anno, quindi nuovissimo. Quindi diciamo che possiamo chiamare questo concerto della celebrazione dell'innovazione. E il fatto comunque di eseguire dei brani sia con vino classico e poi con vino elettrico è una cosa che a me piace fare da un po' di anni, perché il violino è uno strumento meraviglioso. Il programma che vi propongo passa appunto da brani barocchi, l'overture dell'Orfeo, la toccata, quindi sarà proprio un'overture, una piccolissima overture, anche per celebrare il grandissimo genio di Monteverdi, che è fatto cremonese, quindi che per me è stato uno dei più grandi geni della storia della musica, e poi una piccola parte di un concerto per violino di Andrea Zani, sempre quella parte dell'epoca barocca, e poi passerò a una, diciamo, a una temporalità più contemporanea, cioè con colonne sonore. Sono tutti brani ovviamente che a me piacciono, per quelli li ho scelti, spero piacciono anche a voi. Garry's Oboe è il tema di Mission, poi The Mohicans, The Kiss di Trevor Jones e Pirati dei Caraibi, quindi ecco, diciamo, iniziamo un po' a salire di ritmo. E poi eseguirò alcuni brani del mio album,